Economia fondamentale e innovatori sociali, due concetti difficili. In che modo possono essere utili per produrre verde? Economia fondamentale è un libro, è un concetto introdotto da un collettivo di studiosi, soprattutto sull'asse Gran Bretagna-Italia, e che allude a cosa? Cosa allude con questo termine? Alle cosiddette infrastrutture della vita quotidiana, ossia tutti quei beni e quei servizi che ci consentono una vita dignitosa, di accedere a un benessere e a una qualità della vita buona, e che sono fatti sia di beni e servizi materiali, infrastrutture, reti idriche, reti fognarie, reti ferroviarie. Sono fatti di beni che loro definiscono provvidenziali, che poi nient'altro che il welfare, i servizi di cura, di assistenza, sanità e istruzione. La tesi degli autori di questo libro è che diciamo, l'Occidente abbia avuto due fasi eroiche di costruzione delle economie fondamentali. Una è stata alla fine del XIX secolo, la fase eroica dei municipi che infrastrutturavano le città, costruivano reti fognarie e poi reti dell'illuminazione, eccetera. Due, i 30 gloriosi, che vanno dal 45 al 75, gli anni della statalizzazione del welfare e della nazionalizzazione delle reti energetiche. E però sono stati due periodi entrambi di espansione di queste reti della vita materiale, di questa economia fondamentale. Ci avvertono gli autori di questo libro che dagli anni 80 in poi questo processo si è invertito. Loro usano delle parole forti e parlano di distruzione dell'economia fondamentale,